Ma dimmi, ti piacerebbe avvicinarti al mondo del volo? Analizziamo insieme le domande principali che ti dovresti porre prima di iniziare a volare. Quanto tempo devo impegnare per imparare? Quanto mi costa un corso di volo? Una volta ho imparato, quali sono le spese che devo affrontare? In questo video ti chiarirò tutti i dubbi legati all'intraprendere questo sport. Quindi, partiamo dal fatto che il tuo obiettivo è quello di diventare un pilota VDS, acronimo di volo da diporto sportivo. Praticare questa disciplina ti permetterà di godere di un'esperienza unica, che sicuramente hai sognato fin da piccolo, che è quella di poter volare. E solo così avrai il privilegio di vedere il mondo da un punto di vista diverso. Per la mia esperienza ti posso garantire che questo percorso ti porterà anche ad una crescita personale importante, che sicuramente ti sarà utile anche nella vita quotidiana. Infatti, raggiunto l'obiettivo di diventare un pilota, tu volerai e piloterai il tuo aereo e potrai finalmente vivere sensazioni indescrivibili. E cosa da non sottovalutare, aumenterai di molto le tue capacità decisionali. Infatti, essere un buon pilota vuol dire saper prendere in modo rapido ed efficace decisioni una dietro l'altra. Non ti devi preoccupare di questo, perché alla fine del corso vedrai come ti sarà naturale. Le tue capacità decisionali conseguenziali diventeranno così totalmente istintive. Come puoi vedere dai filmati che stanno scorrendo, la principale caratteristica di questa tipologia di volo è la sensazione di libertà, che deriva dalla possibilità di volare in ogni luogo. Attenzione però, ci sono sempre delle regole che sono da rispettare e devono essere rispettate. Ma pensa che avrai così la possibilità di passare sopra le montagne, scendere verso un lago e magari seguire il percorso di un fiume, per poi infine raggiungere il mare, dove, soltanto se hai la fortuna di avere un idrovolante, potrai amarrare. E magari farti anche una nuotata prima di rientrare. Indubbiamente sono sensazioni che devi provare, non possono essere descritte con le parole. Quindi, ora torniamo alla tua voglia di voler imparare a pilotare. La prima cosa da fare per avvicinarsi al mondo del volo è quella di prendere l'attestato di volo VDS. Innanzitutto, la prima cosa che devi fare è iscriverti ad una scuola e seguire un valido corso di volo. Devi sapere che il corso prevede un minimo di 32 missioni di volo, di circa 30 minuti ognuna di volo effettivo. Prima di ogni missione verrà svolto un dettagliato briefing, in cui si spiega come verrà svolta la missione stessa. Al termine ci sarà un altrettanto dettagliato debriefing, durante il quale si commenta la lezione svolta e si spiega come migliorare le manovre eseguite. C'è anche la teoria, ovviamente, ma non ti preoccupare. Insieme impareremo tutte le materie che ti servirà a conoscere, come ad esempio aerodinamica e meteorologia, e tanti altri argomenti utili per la tua conoscenza e sicurezza. Considerando questi dati, viene da sé che il corso di volo debba almeno durare 32 settimane, meteo e impegni personali permettendo, ipotizzando chiaramente che si svolga una lezione alla settimana. Il tempo dedicato al corso dipende dalla distanza della scuola dalla propria residenza. Mediamente una mezza giornata alla settimana è un impegno che considero reale. Direi che per poter imparare a pilotare un aereo possa essere una quantità di tempo accettabile da investire. Dopo le lezioni, se hai tempo, rimanere al campo di volo accrescerà la tua conoscenza, perché avrai l'occasione di chiacchierare sia con piloti esperti che con altri allievi a vari livelli di preparazione, con cui confrontare l'esperienza da neofiti. Potrai così poi incontrare sia istruttori che meccanici, che possono aiutarti a capire questo mondo a 360 gradi, facendoti imparare molte cose che poi potrai mettere in pratica. Infatti ti accorgerai che questo è come un micromondo a sé, tutto da scoprire. Bene, ora ti chiederai: una volta che ho svolto brillantemente il corso di volo e ho superato tutti gli esami necessari, che cosa succede? Niente di più semplice. Puoi noleggiare un aereo e addirittura, perché no, comperarlo. Il mercato dell'usato in questo settore è fiorente. Si possono trovare apparecchi dai 10.000 euro a salire. Ti assicuro che dai 15 ai 30.000 euro si possono trovare delle macchine in ottime condizioni e soprattutto anche commerciabili in futuro. Il mercato del nuovo invece va dai 40 ai 50.000 euro fino a superare anche i 200.000 euro. Chiaramente la differenza di importi è determinata dalla differenza di prestazioni e di comfort, proprio come accade nel mondo delle automobili. Spesso, al termine dei corsi, mi sono ritrovato più allievi che insieme si sono comperati un aereo, spendendo cifre assolutamente accettabili, come altri invece che mi chiedevano consiglio per poter acquistare un mezzo proprio, che fosse il più adatto alle personali capacità acquisite. Vuoi sapere quanto costa mantenerlo?
Per quanto riguarda l'assicurazione, con 350 euro l'anno si stipula la minima di legge, ma per sicurezza consiglio sempre di alzare i massimali, arrivando così al limite a raddoppiarne solo il costo, ma rimanendo sempre una spesa più che accessibile. E che carburante serve? Nulla di così particolare. Infatti, si usa molto semplicemente la benzina verde della macchina. I consumi sono circa di 15-18 litri ora. Rimane a questo punto la manutenzione, mediamente equiparabile al tagliando di un'auto. Quindi siamo intorno ai 250-400 euro l'anno o 100 ore di volo. Credo che l'ultimo costo da sostenere sia quello dell'hangaraggio, ovvero come prendere in affitto un box per l'auto. Il costo in questo caso dipende dal campo di volo, ma si varia dai 100 ai 150 euro mese. Che dici? Stiamo parlando di cifre che sono assolutamente abbordabili. Non ti dico che se hai del terreno con determinate caratteristiche, puoi farlo addirittura diventare un campo di volo e tenerti l'aereo a casa. Ma questi dettagli possiamo vederli con chi è eventualmente interessato. A questo punto direi che volare è veramente alla portata di tutti. Rimane quindi il costo della scuola di volo. Non vorrei entrare nello specifico dei costi, perché qui entrano in gioco diversi elementi. Ogni scuola ha costi di gestione differenti, che dipendono dal costo dell'area utilizzata e dal costo dei mezzi messi a disposizione per le lezioni. Però per darti un ordine di grandezza si può considerare dei costi che variano dai 3.500 ai 5.000 euro, ma in ogni caso spesso vengono scaglionati per tutto il periodo del corso. I costi dipendono molto da quello che ci siamo detti prima. Quindi quello che devi cercare sono soprattutto la qualità e la sicurezza che ogni scuola deve garantire. Per fare ciò ti consiglio di frequentare per qualche tempo l'ambiente della scuola che stai valutando. In questo modo potrai ascoltare i piloti che si sono formati in loco, con quali istruttori. Questo sicuramente potrà darti gli elementi per fare le tue giuste considerazioni. Spero di essere stato chiaro. Mi piacerebbe se mi lasciassi dei commenti per permettermi di rispondere ad ogni tuo dubbio. Non mancare al prossimo video in cui spiegherò nel dettaglio le caratteristiche del volo VDS, le varie classi e categorie a cui si può approcciare, come per esempio l'autogiro, il tre assi, l'elicottero, il pendolare e perché no, l'anfibio. Ciao, alla prossima!